Inizia qua la sequenza 8, signori. Con un contatto d'assassino tipo qua vicino. Però dobbiamo andare a sbloccare questa parte qua di mappa. E adesso andremo a farlo. The following day. E ragazzi, riniziamo. Dopo aver ripulito tutta la zona di piume e scrigni, come vedete, andiamo a fare la penultima, magari senza ammazzare qualcuno, tomba dell'assassino a Venezia. In realtà sono due. E questa è la penultima, la quinta su sei. Un altro saltimbanco acrobato. E poi dopo, appena sbloccheremo l'altro distretto, otterremo la suprema, anzi oserei dire supremissima, armatura di Altair. Colui che ci ha fatto sbroccare e neanche poco quando giocavamo al capitolo precedente. Sì, c'ho sto ciuffino che c'ha capelli sugli occhi, perdonatemi. Oddio, pensavo cascasse, vabbè. Comunque il modo più sicuro per accedere alla tomba è passare da qua dietro, l'ho registrato apposta. E io farei così, sapete? Proprio per evitare problemi. Eccolo tu! Scendi, ora! Invece, problemi me li sono creati. Ho ripreso magari che è mio figlio. Questa spada qua perché è quella, a mio avviso, migliore. Vieni qua. Cosa? Liscio. Ne ho pesi due con un colpo solo. Bomba. Manchi anche tu. Laggiù! Addosso! Giù le mani. Ci puoi fischiare giù? No. Però io posso fare così. Lo vedo! Prendiamo quel bastardo! Addio, cane rognoso. Bello, ammazzato il tuo amico. Grandissimo. E io ho fatto una cazzata andare qui, perché dopo mi tocca anche togliermi la notorietà. Però vabbè, ci siamo fatti una piccola avventura non programmata, ok? Anyway, se dovrebbe essere qua sopra, giusto? Yes, no. No. Ok, trovato. No, non mi tornava. La chiesa di San Marco, ma sì, ma sì, ma sì. Il segreto di San Marco. E che abbia inizio. Che ricordo, qui c'è da fare così. E non esattamente così, Altair, sai? Bravo. Ma uffa, però. Va bene, fai come ti pare. Io che volevo scendere in modo sicuro, invece no, non posso. Ok, qua c'è, penso, il primo da smuovere, giusto? Yes. Risolvi 4 enigmi. Credo vada impestati, giusto? Ok. Bellissimo però, eh. Cioè, va detto, è bellissimo. Questi 4 enigmi mi enigmano alquanto.
Tira la leva prima che rientri. No, non mi puoi chiedere questo. Non puoi. Aiuto. Ok, sicuramente il primo lo lascerò passare giusto per il motivo che devo un po' capire come funziona. Qua a sinistra. Anche se vedo che nonostante tutto è ancora in piedi. Dai, ci si fa, ci si fa. Contro ogni previsione. Ci si fa. Andiamo dal secondo. Questo qui, quello a sinistra. Madonna, che complicato. Ok, direi che qua mi devi dare parecchio tempo, però. No, zio, no. Faccio prima a fa così. Bravo. È vero, di là. Muoviti, Ezio, muoviti. Che ci abbiamo perso troppo tempo. Di qua. Sono un coglione. Lo devo ripremere per forza. Sembra un gatto quando cammina così, Ezio. Scusate ragazzi, non parlo tanto come al solito, ma sono stanchissimo. Sono tornato dalla palestra adesso e sono distrutto. No, ma il centro... Va bene. Tanto ti ci aggrappi uguale. Volevo solo renderlo un pochino più elegante, però vabbè. E siamo a metà, ragazzi. Andiamo a questo, che sarà forse quello più lungo, perché... è sulla navata centrale della chiesa. Ok, su di lì. E scenderà centralmente per forza. Ecco a cosa serviva. Ok. Che poi quando ti manda il tutorial, no? Tu pensi, oh cazzo, adesso come faccio? Poi in realtà, cioè io lo trovo anche
parecchio affrontabile, direi. No, decisamente no. Su. Nine. Yes. Yes, un cazzo. Ma era lì dietro, fanculo. Quanto tempo sprecato. Va bene, ma dovrei farcelo, dovrei farcelo. No, no Ezio, no Ezio, no. Non capisco perché non salta. Lo devo andare a ripremere, fa tutto da capo. Io non capisco perché non salta Ezio. Anche prima uguale, ha fatto la stessa cosa, ragazzi. Vabbè, ma il percorso adesso che l'ho capito è più semplice, sicuramente perderemo meno tempo. Mo l'ho detto. Mi schianto subito a terra, state a vedere. Anche se quella barra mi mette abbastanza inquietudine. Ma adesso dovremo farcela, direi, agilmente. Perché l'ha spuntata solo adesso? Bug! Bug assurdo, ragazzi! Bug pessimo! Bug pessimo! Ok, questo forse è quello un pochino più rognoso. Sì, decisamente. Allora, c'è da salire da qui, prima di tutto. Poi. Qui. Poi sto... Pigoligno. Aspetta, aspetta, zio, aspetta. Che non so dove mi trovo. Sei un coglio. Raga, sta andando male oggi, ho capito. Sta andando male, sta andando male. Ma da... Ok, bello. Ok, tutti e due volte mi tocca farli. Che palle. A parte il primo. Vabbè, ci sono volte in cui è andata meglio, volte in cui è andata peggio e basta. Non ne facciamo un dramma. Bastava andare qui, voglio morire. Allora, la seconda volta che lo fai lo capisci a modo. Il problema è tutto il resto. Vai, più in alto possibile. Bravo, così te la t'appendi tranquillamente. Risolti gli enigmi. Finalmente, direi.
Andiamo nella camera funeraria. Per fortuna, raga, non ho perso vita. Allora, il sarcofago è lì sotto. Cazzo, un quarto d'ora è durata tutta sta roba. Mi sento male. Dovrebbero essere i soliti tre. Più apriamo il sarcofago che ci saranno altri soldi dentro. E usciamo verso Venezia. 5 di 6 sigilli trovati. $1,500 fiorini, che non ci portano ad averne 200.000, stavo per dire 1.200 in saccoccia, ma pochissimo ci manca perché ci sono anche un paio di rendite da Monteriggioni da prendere, quindi sarà molto molto presto più piena la nostra saccoccia. E che brutta la notte però. Ed è fatta.